attuale, a mio avviso, andava comunque regolamentata. Io spero che l'articolo 62, nonostante le varie interpretazioni, ricordiamoci che dal primo voto del 19 di gennaio ha subito delle, diciamo così, delle modifiche tra virgolette buoniste, cioè aumentando i tempi di dilazione, perché è giusto non poter pretendere tutto subito, non arrivare a livelli dei tedeschi che pagano 31 giorni, ma arrivare a una media che sia accettabile. All'interno del mercato ittico questo è stato affrontato, c'è un sistema sperimentale che si sta concludendo per dare via a un sistema generalizzato di pagamenti all'interno del mercato in cui si gestirà la dilazione del pagamento, e questo farà sì che attraverso delle differenti modi di poter vendere le pesce non sono per contanti, di gestire e affrontare chiaramente le problematiche che hanno detto prima i miei interlocutori, il dottor Scopani, il dottor Fioro, ovviamente del fatto di non si può improvvisamente chiudere i rubinetti ad imprese che hanno, con cui con noi hanno sempre lavorato e che in questo momento non riescono ad accedere al credito da parte degli istituti bancari. Quindi sicuramente di poter affrontare gradatamente questa situazione, io spero che la diatriba tra il Ministero della Politica, dello Sviluppo Economico e delle politiche agricole venga risolta. Venga risolta in maniera tale, perché giustamente, come diceva il dottor Scopani, non c'è chiarezza. In questo momento qua tutti cercano di attenersi all'invio delle fatture via PEC e quant'altro, ma manca quella parte normativa relativa ai ritardi e al mancato adempimento dei contratti di cessione, ovvero tutto quello che era stata la parte sanzionatoria, in realtà non si è ben capito come viene formulata. L'interesse e quant'altro crea ancora maggiormente confusione tra le varie categorie. Io spero che sia proprio questa seconda parte del 2013 possa risolvere e venire incontro a tutti i dubbi che in questo momento attanagliano le aziende. Cosa fare se il tuo buon cliente non rispetta il contratto? Cosa fare se la dilazione si è protratta oltremodo? Possiamo pensare che facciamo un esposto ogni volta che un nostro cliente non ci paghi all'agenzia delle entrate? Penso che proprio sia il caso. Tutto sommato penso che vada meglio normata e meglio fatta chiarezza. Lo auguro proprio per questo 2013. Grazie a voi. Prima di dare la parola a Marcello Fiore, due considerazioni. Ah, ho premesso che abbiamo fatto un dibattito dove non l'abbiamo costruito, abbiamo portato due operatori delle attività all'ingrosso, a dimostrazione insomma che le posizioni della FIFA non pretendiamo che siano condivise, ma volevamo prendere una posizione anche raccogliendo responsabilmente quelle che sono anche le valutazioni di persone che possono avere opinioni diverse rispetto alle nostre, e su questo è anche testimonianza della serietà con cui abbiamo approcciato il problema. Però all'amico Albuta due considerazioni. Innanzitutto, questa è una caratteristica dei grossisti, insomma, che si lamentano sempre, ma quando tu mi dici che paghi a gennaio, a ottobre e poi incasserai, se ti va bene, a marzo dell'anno successivo, parliamo però anche, questo è un problema che riguarda esattamente te, ma riguarda in generale anche chi fornisce prodotti stagionati, prodotti o parmigiano reggiano o altre cose, e dietro c'è anche un discorso di gestione di quello che è il prezzo di cessione, che considera anche quelli che sono gli oneri finanziari collegati alla tua attività, per cui non fai beneficenza, certamente nella tua marginalità consideri certamente anche quelli che sono i costi finanziari per questa operazione evidentemente di gestione del magazzino di entrata. L'altro passaggio invece è un tema di rischio che non ho toccato prima. Allora, il credito fornitura è, soprattutto in aziende deboli come le nostre, è fondamentale. Al momento in cui il credito di fornitura può venire meno perché un provvedimento che impone di accorciare i termini di pagamento, attenzione, questo l'abbiamo segnalato, non è la prima volta che succede, occhio all'inserimento di quella che è la criminalità nell'attività. Vale a dire, devi pagare i fornitori con questa urgenza, ci sono due passaggi. Primo, che il mio fornitore mi faccia credito, per cui ha due vantaggi: un vantaggio di natura mercantile collegato alla marginalità collegata alla vendita, l'altro un credito di natura finanziaria, perché può darsi che possa anche finanziare tramite qualche sua società finanziaria. L'altro, e questo è legittimo. L'altro passaggio invece noi registriamo come preoccupazione, e su certi canali a noi collegati, non voglio offendere nessuno, dico prudenza, ma quando si parla della chiusura in certe attività di somministrazione con la fornitura di materiali o di prodotti
conto dei contratti di fornitura a tassi o a condizioni esose, esiste, per cui non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Siamo qui a parlare dei termini di pagamenti e delle difficoltà da parte dei pubblici esercizi magari a mantenere quelle che sono le scadenze. Occhio, che c'è un rischio che su questo argomento ci possa essere un inserimento di quella che è la criminalità, che può evidentemente supportare e finanziare quelli che sono i nuovi bisogni economici di un settore importante come il pubblico esercizio, procedendo anche a tassi che arrivano ai tassi di usura, che sono cose certamente complicate e da ribadire o da comunicare con prudenza, ma che sono un fatto che esiste nel nostro settore. Per cui quello che è stato il nostro intervento e attenzione e concentrazione sui temi dell'articolo 62 aveva, ripeto, quelle finalità che ho detto prima, ma anche quella di prevenzione di un rischio che non è così lontano come potrebbe essere, potrebbe sembrare, con una valutazione così superficiale del problema. Però al di là di queste mie valutazioni andiamo adesso sul tecnico, che abbiamo qui due esperti, il dottor Fiore e la dottoressa Cirillo, lascio la parola a loro per completare quello che è l'approfondimento dell'argomento. Grazie Presidente. Io prima di dare la parola alla collega volevo rimarcare per tranquillizzare i nostri amici del settore della distribuzione, poiché la nuova normativa che entra in vigore il 1° gennaio di quest'anno è molto più favorevole agli interessi dei creditori, in quanto i termini sono estremamente accorciati, perché non si capisce perché io mi dovrei ritrovare con i generi non deperibili che devono essere pagati a 60 giorni, quando tutti i generi oggi devono essere pagati a 30 giorni, ma non solo a 60 giorni, 60 giorni che decorrono dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di arrivo della fattura sono 90 giorni, quindi io mi ritrovo una forma di parmigiano che deve essere pagata a 90 giorni, quando invece un qualsiasi altro prodotto va pagato a 30 giorni. E non solo va pagato, la differenza è un'altra, che gli interessi di mora per il trattato pagamento, che è una somma superiore all'8%, da un lato decorrono a 90 giorni consegna, dall'altro decorrono a 30 giorni consegna, e questo su grosse quantità incide, e non poco. In più abbiamo anche la previsione esplicita del rimborso delle spese per la riscossione del credito, quindi in un caso noi avremmo il rimborso di queste spese, nel caso dell'articolo 62 delle prodotti alimentari non ce l'avremmo, quindi ci troviamo di fronte ad una normativa comunitaria più completa e più favorevole al creditore. In più c'è un'altra cosa che è importantissima in un paese libero, è la libertà dell'iniziativa economica. Allora, se io mi metto d'accordo con il mio amico Gomez, che gli pagherò i suoi formaggi a 120 giorni, non devo avere problemi, perché è un fattore di libertà di concorrenza, perché lui mi fa pagare a 120 giorni, mentre invece alla Petro mi devo pagare cash. Che cosa faccio? Scelgo di andare da lui. Ma se io e Ruggi, sotto l'articolo 62, ci fossero messi d'accordo il pagamento a 120 giorni, io sarei stato con l'interrore dell'ispezione della Guardia di Finanza, che quando la Guardia di Finanza arriva e trova il contratto tra me e lui a 120 giorni anziché a 60, prende e mi applica una sanzione di 5.000 a 500.000 euro, che è una cosa da paese civile. Perché io non è che non pago, qui si è confuso questo, il mancato pagamento con il ritardo del pagamento. Se uno non ti paga perché sta per fallire e si riempie di roba, quello è delinquente e va preso e messo in galera. Mentre invece se uno ti ritarda un pagamento perché è d'accordo con voi, allora quello è un fattore di libertà del commercio che va salvaguardato e potenziato. Quindi diciamo che la normativa europea che si applica a tutti i prodotti è più favorevole, è più liberale ed è in linea con lo spirito tanto del Trattato di Roma quanto della giurisprudenza costituzionale. Un'ultima considerazione prima di lasciare il microfono ad una lettura tecnica della normativa. Gli interessi di mora nel 62 erano inderogabili. Qui sono derogabili,
tenendo conto che la misura dell'8% le parti la possono stabilire al 4% o al 3%, ma non possono annullarla perché l'annullamento di interessi di mora è nullo in quanto è una dimostrazione di grave iniquità. In più teniamo presente il primo comma dell'articolo 61 ancora in vita ed è importantissimo, perché con il primo comma si vietano le condotte sleali tra le parti, e questo invece è veramente un progresso. Adesso per una spiegazione più tecnica della cosa lascio la parola all'avvocato Cirillo, che saprà ben chiarire quali sono i risvolti, anche perché soprattutto l'articolo 61 non è abrogato, è inapplicabile. Grazie.